Intervistato mister Schiavi, complimenti per il risultato, oggi avete interpretato al meglio la partita, ha funzionato tutto dall'inizio alla fine. Sì, assolutamente, complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita strepitosa contro una grandissima squadra, una delle più accreditate alla vittoria finale. I ragazzi sono stati splendidi, abbiamo fatto 4 gol, non dovevamo fare altri, è stata una prestazione esaltante, l'ennesima, adesso che abbiamo conquistato il primo posto la scorsa settimana, oggi l'abbiamo mantenuto e come ho detto qualche mese fa, sta squadra continua a subire e non ci poniamo limiti, non ci dobbiamo porre limiti. Una prestazione esaltante, siete stati cinici sotto porta ma anche in difesa, avete retto benissimo l'urto. Sì, questa è una squadra che nonostante non ci alleniamo insieme, i ragazzi giocano ognuno con la sua squadra, siamo amici da tanto tempo, quindi riusciamo poi a confrontarci sulle metodologie di gioco, anche in fase difensiva, abbiamo fatto qualche accorgimento, i ragazzi in campo lo fanno in maniera splendida e si vede in campo, insomma siamo uniti, compatti, è difficile arrivare in zona gol con facilità, ma questo è solo merito loro e ancora complimenti per quello che stanno facendo. Mister, qual è il fattore chiave e cosa più la stupisce del gruppo? Ma questo è un gruppo, ripeto, dall'esterno non si riesce a capire, ma l'anima best è qualcosa che fa andare ogni giocatore al di là dei propri limiti. I ragazzi danno tutto, incontrano gente molto più blasonata a livello calcistico, giocano in categorie superiori, ma quando entrano in campo con questa maglia diventano, hanno una coesione, diventano un gruppo, diventano dei giocatori che danno tutto e questo si vede in campo e lo si vede anche al confronto di squadre che sono, ripeto, più blasonate di noi. Puntualmente noi facciamo la prestazione e portiamo a casa anche il risultato.